Secondo weekend consecutivo di gare al Red Bull Ring per il Motomondiale, seconda gara incredibile e clamorosa per quanto riguarda la categoria regina. Partiamo come al solito dalla fine, una vittoria improbabile, seppur clamorosa e incredibile, di Miguel Oliveira su KTM clienti davanti a Jack Miller e Paul Espargaró, che la buttano via all'ultimo giro e regalano al portoghese la prima vittoria della carriera. È una gara interessante quella del Red Bull Ring perché innanzitutto riapre il Mondiale, perché comunque il distacco tra Quartararo e Dovizioso si riduce. È una gara interessante per un episodio che è capitato al povero Maverick Vinales ed è appunto clamorosa, vista la prima vittoria portoghese della storia nella categoria della MotoGP. Ma partiamo da quello che è successo al dodicesimo giro, al termine della gara 1, se così possiamo chiamarla, del Red Bull Ring, dove il povero Vinales, che vediamo qui inquadrato, è costretto a gettare la moto per le terre al termine di curva 1. Vinales già da qualche giro aveva grossi problemi tecnici, in particolar modo ai freni, a 220 all'ora sul rettilineo che imbocca alla prima curva verso destra del Red Bull Ring. Ha dovuto per forza di cose gettar via la moto, rendendosi conto che la sua Yamaha ufficiale non ha frenato. Ha dovuto dunque ritirarsi e abbandonare anche la restante parte della gara. Ovviamente per questo incidente è stata data bandiera rossa, una gara rossa che ha condizionato una gara 1 che aveva visto fino a quel momento Juan Mir Suzuki in testa davanti a uno strepitoso Takaaki Nakagami, che ancora una volta si dimostra l'unico decente di questa onda senza Marquez. La gara 2 poi dopo riprende dopo le operazioni di pulizia della pista e di messa in sicurezza della moto di Vinales. Assistiamo invece a una gara totalmente diversa che di fatto vede compresi i tre protagonisti che vediamo qui sul podio del circuito di Zeltweg. In particolar modo Jack Miller e Paul Espargaró su KTM ufficiale se la giocano di fatto fino all'ultimo giro. A un certo punto Miller è davanti fino all'ultima curva, la curva 10, Paul Espargaró tenta la staccata dell'anno per battere il pilota australiano di casa Ducati. I due piloti finiscono leggermente fuori, ne approfitta il sornione Miguel Oliveira, che non ne aveva evidentemente per vincere, ma ne ha approfittato degli errori dei suoi diretti rivali e taglia il traguardo per primo, andando a vincere di fatto un anno dopo quelle che furono le vittorie sue in moto 2, quando si contese il titolo con Bagnaia. Miguel Oliveira non è nuovo a vincere, è stato il primo portoghese a vincere nel moto mondiale in generale, in moto 3 nell'anno del titolo di Danny Kent. Probabilmente l'aveva meritato lui, ma l'inglese aveva accumulato un vantaggio clamoroso nella prima parte di gara. In moto 2 sulla KTM ufficiale aveva fatto comunque molto bene in coppia con Brad Binder, e attenzione perché l'anno prossimo sulla KTM ufficiale del MotoGP la coppia Binder-Oliveira sarà per davvero questa. E attenzione perché la KTM ha dei piloti giovani e molto molto forti in rampa di lancio, anche non solo in MotoGP. E dunque per la prima volta festeggiamo la vittoria di questo ragazzo, che effettivamente è un gran bel pilota. Ha fatto tutta la gavetta con la casa austriaca ed è arrivato a coronare un sogno dove effettivamente la KTM poteva concretizzarla nella vittoria. KTM è stata la moto da battere sia in qualificazione sia in gara. Ducati poteva essere la seconda moto in pista e così di fatto è stato. Ci si aspettava probabilmente più la KTM ufficiale di Paul Espargaró e di Binder. Paul Espargaró è stato anche autore della pole position per quanto riguarda la gara di Austria 2, e invece si è dovuto accontentare di una terza posizione, figlia anche della lotta con il pilota australiano Jack Miller, che comunque festeggia l'ennesimo podio della carriera, l'ottavo in realtà per quanto riguarda la MotoGP. Una gara che vede tante moto interessanti su, soprattutto Suzuki, Ducati clienti e KTM, qui clienti ufficiali non fa differenza, e ha come delusioni la Yamaha, ma di quello ne parleremo dopo. Festeggiamo dunque la vittoria di Miguel Oliveira, che fa risuonare per la prima volta in MotoGP l'inno nazionale portoghese, che letteralmente significa proprio la portoghese, e speriamo che Miguel Oliveira possa continuare così magari a contendersi il titolo di rookie dell'anno insieme al suo compagno di marca Brad Binder. Andiamo a vedere dunque gli altri piazzamenti. Il podio, dicevamo, è Oliveira, Binder e Polisio e Spargaró. La grafica di Fiorentina Inglese invece ci dà una mano per vedere le altre posizioni. Juan Mir è quarto, ma al termine della prima bandiera rossa era primo per distacco. Quinto finisce Andrea Dovizioso, che ancora una volta limita i danni, anche se questa può essere una mezza delusione, ma comunque il distacco da Quartararo si riduce a 3 punti, perché Quartararo ancora una volta ha fatto pietà in questa pista. Sesta posizione per Alex Rins con la seconda Suzuki. Settimo Takaaki Nakagami, che anche lui è figlio della bandiera rossa di Vinales, dal momento che appunto il pilota giapponese era secondo in classifica prima dell'incidente di Vinales. Ottava posizione per Brad Binder, che è comunque il miglior rookie
rookie di questa stagione, nono posto per Valentino Rossi, e decima posizione a chiudere la top 10 per Iker Lecuona, hardcore pilota giovane della KTM, segno che nella pista di casa era evidente che le 4 KTM erano probabilmente le moto da battere insieme alla Ducati. Ducati che è un po' a due volti, perché bene Miller e Dovizioso, male purtroppo Danilo Petrucci, che finisce ancora una volta fuori dalla top 10. Michele Pirro non fa testo perché comunque è il pilota collaudatore e comunque non ha fatto punti. Bagnaia, come sapete, è infortunato e tornerà probabilmente a Misano Adriatico. È una gara che comunque ha riservato tanti spunti interessanti, lo abbiamo detto, KTM e Ducati erano le moto da battere. È stato comunque in realtà tagliato dalla gara fin dall'inizio il francese Johan Zarco, perché come sapete, per via del clamoroso incidente che ha avuto con Morbidelli, di cui lo ritengo tutt'oggi giustamente responsabile di questo incidente, appunto il pilota francese è stato commesso una penalità di partire dalla pit lane dopo le qualificazioni del sabato. Zarco in teoria era terzo per quanto riguarda la qualificazione, e avrebbe potuto secondo me ambire in condizioni normali a una top 5 facile e non alla 14ª posizione. Io in realtà avrei dato una sanzione ancora più severa, perché di solito in questi incidenti tutte le commissioni gara motoristiche di solito squalificano addirittura per la gara dopo. Invece è stata fatta una situazione di questo tipo, io avrei appunto ripetuto fatto una squalifica per il pilota francese per poi farlo rientrare a Misano per un episodio molto simile, anche se un altro sport. Romain Grosjean fu squalificato di una gara a Monza per aver di fatto creato un incidente, per aver messo in pericolo Fernando Alonso. Qui Zarco, pur non facendo apposta, ha messo in pericolo Morbidelli, se stesso e anche i piloti coinvolti nella corsa delle moto, ed è stato comunque sanzionato in maniera abbastanza lieve. Va detto che se effettivamente in altre categorie c'è qualche altro pilota che corre, mi viene un nome a caso in mente, ovvero Fenati, che ha fatto molto peggio di Zarco, è una sanzione che da quel punto di vista ci può ancora stare. Va detto che io Fenati l'avrei squalificato a vita dal motociclismo e Zarco per una gara, in quanto incidente non volontario ma comunque molto pericoloso. Andiamo però a vedere quelli che sono in realtà le delusioni di questa gara, perché ce ne sono state tante. Un punto di riflessione è per esempio il fatto che tante moto clienti vadano più forte di quelle ufficiali, e anche questa gara 2 ne è la dimostrazione di Austria, perché appunto sia la KTM clienti del Team Tech Tro, che non aveva mai vinto niente fino a questo momento, e la Ducati Pramac di Miller è andato più fuori dalla KTM ufficiale di Espargaró, la Ducati di Dovizioso. La Suzuki era l'unica moto ufficiale che insieme a Paul Espargaró se la cavava in qualche modo. Oggi le Yamaha veramente disastrose, infatti in generale la casa giapponese di Valentino Rossi e compagni è la mia principale delusione del giorno, perché Quartararo qui inquadrato fa soltanto 13° e di fatto non è più lui l'uomo da battere, considerato che l'exploit delle prime due gare sembra oltremodo finito. Vignales ha avuto ancora una volta l'ennesimo problema tecnico, Rossi ha fatto quello che poteva, ha fatto nono, e la quarta Yamaha è quella di Morbidelli, che ha fatto anche lui molta fatica, così come il suo compagno di squadra. Oggi la Yamaha SRT sembra essere rientrata un pochino nei ranghi, con però delle prestazioni che insomma sono anche molto sotto le prestazioni ordinarie. Anche la Ducati può essere una mezza delusione, considerato che la KTM ha spezzato la striscia vincente della casa di Bologna. Dovizioso ha fatto comunque una discreta gara, anche se onestamente in Austria io mi aspetto sempre o quantomeno una vittoria o un podio, visto che comunque è sempre una pista favorevole a Ducati, e visto che la moto di Bologna è contendente per il mondiale, fare così tanti alti e bassi di solito non premia. Va detto che quest'anno è un mondiale strano, perché Marc Marquez, che vediamo qui inquadrato, ha deciso di rientrare tra 2-3 mesi, dunque è ufficialmente fuori per il mondiale, lo era anche prima in realtà, e di conseguenza è ovvio che sia un mondiale più equilibrato. Il problema è che senza alti e bassi io mi aspettavo un Dovizioso un pochino più consistente, visto che era lui l'altro pilota da battere oltre Marquez. Evidentemente sia KTM sia anche la Suzuki stanno crescendo, e quindi finalmente c'è un pochino più di equilibrio. Oltre la Ducati, la Honda senza Marquez, l'abbiamo detto più volte, è sparita. Insomma, c'è tanta carne al fuoco, però bisogna trovare effettivamente un vero padrone. Una MotoGP che dopo 5 in realtà, perché ha corso una gara in meno rispetto a Moto2 e Moto3, che non ha ancora un padrone, fa abbastanza riflettere. Fa anche riflettere il fatto che appunto le moto clienti vanno più forte delle moto ufficiali. Abbiamo visto con la SRT, con la KTM del Team Tech Tro, con la Ducati Pramac, insomma c'è tantissimo equilibrio. Sembra più una gara di Formula 2 e Formula 3, dove ci sono tante squadre uguali con ormai vetture molto simili. Qui parliamo di moto ovviamente, però il concetto
È simile e senza quel dominatore che aveva quel pacchetto confezionato forte e imbattibile, effettivamente c'è un livellamento delle prestazioni, molto meglio perché è uno spettacolo in più, però alcune cose fanno riflettere. Fatto sta che appunto una moto clienti dopo 5 gare è davanti a tutti ed è la Yamaha SRT di Fabio Quartararo, che comunque ha 3 punti soltanto di vantaggio su Dovizioso e 14 scusatemi su Jack Miller, che con questi 2 podi consecutivi va da fatto da solo al terzo posto. Quarto in campionato è Brad Binder e quinto è Vinales, che ancora una volta confeziona una gara deludente. Probabilmente è il pilota spagnolo la delusione del giorno, ma non per l'incidente che ha avuto, ma quanto rappresenta di tutta la Yamaha, che oggi veramente ha confezionato posizioni dalla nona alla tredicesima. La MotoGP tornerà a Misano Adriatico per 2 gare, che saranno rispettivamente a inizio settembre. E poi dopo saremo a metà settembre ancora una volta al circuito romagnolo per una volta il Gran Premio di San Marino e una volta per il Gran Premio della mia regione, ovvero il Gran Premio dell'Emilia Romagna. Tra l'altro la MotoGP ha aggiunto una gara in calendario in più e sarà in Portogallo, e ci ricolleghiamo al vincitore di oggi, Miguel Oliveira, gara che si svolgerà a Portimão, che dunque ospiterà oltre alla Superbike la Formula 1 e la MotoGP. Se un mondiale è equilibrato in MotoGP, è equilibrato anche in Moto2, visti che i leader del campionato hanno praticamente steccato, tranne Martin che aggancia Enea Bastianini alla seconda posizione. Ma la notizia più importante della Moto2 è che vince il pilota dello Sky Racing Team, Marco Bezzecchi. Per lui suona Fratelli d'Italia, l'inno nazionale italiano. In realtà Bezzecchi va detto che è arrivato secondo in pista, perché il vincitore al traguardo è stato Jorge Martin, che è un pilota molto forte. Attenzione a Martin per il mondiale Moto2, che però ha ecceduto nell'ultimo giro i limiti della pista per pochissimi centimetri, ma per regolamento, avendolo fatto all'ultimo giro, il pilota che eccede i limiti della pista deve cedere la posizione al pilota successivo, e appunto ne ha beneficiato Bezzecchi, che dunque festeggia la prima vittoria in carriera in Moto2, seppur non sia un diretto pretendente al mondiale, dal momento che io vedo più Marini, Bastianini e Martin come i 3 piloti che si possono giocare il campionato del mondo Moto2. La terza posizione, dunque il podio, lo completa Remy Gardner, che è il figlio di Wayne Gardner, che è appunto un notissimo e famosissimo campione australiano di motociclismo, primo podio in stagione per il pilota del team Stop and Go. È un mondiale che anche qui vede come in MotoGP i leader del campionato un po' arrancare e vede un po' rimonte da lontano. Se in MotoGP c'erano Dovizioso e Binder che stavano rimontando, qui c'è la rimonta di Martin, che è probabilmente uno dei favoriti, se non il favorito addirittura, alla vittoria del titolo del mondo, con Luca Marini, il pilota dello Sky Racing Team, che fa soltanto 7° e il mio pilota preferito di questa Moto2, ovvero il bestia di Rimini, Nea Bastianini, che fa soltanto 10° e dunque è vero che limita i danni, perché anche Marini ha fatto schifo, però si fa agganciare da Martin, che ripeto è un brutto cliente, soprattutto che corre con la moto del KTM Team Red Bull Aio. La Moto2 tornerà ovviamente anche lei a Misano per un altro doppio appuntamento. Passiamo a parlare velocemente del mondiale Moto3, che a differenza invece del mondiale Moto2 è un campionato probabilmente già deciso o comunque meno equilibrato rispetto magari alle altre due categorie. Albert Arenas è ancora il leader del campionato, ma anche qui vince l'italiano, il pilota ancora una volta dello Sky Racing Team VR46 Celestino Vietti, dunque ancora una volta per lui suona Fratelli d'Italia. Seconda posizione per un altro italiano, Tony Arbolino, che di fatto perde il Gran Premio, perché Arbolino era alla prima posizione fino al penultimo giro, poi Celestino Vietti si inventa il giro della vita nella ultima tornata e di fatto va a giudicarsi una gara di forza che pian piano lo avvicina alle posizioni da podio del mondiale. Qui sembra più invece una lotta a due tra Albert Arenas su KTM e Ai Ogura, pilota giapponese del team Honda Asia, che appunto fa terzo, dimostrandosi ancora una volta un pilota molto costante. Non ha ancora vinto il numero 79, perché ha trovato di fronte per il momento un Arenas che ha vinto 3 delle ultime 6 gare, però sarà una lotta probabilmente tra questi due, con magari qualche inserimento degli outsider come Vietti, come Arbolino, come magari Raul Fernandez, che oggi ha deluso, come Gabriel Rodrigo, che era in pole. Insomma, anche qui è la solita Moto3, con però il pilota più preparato e pronto, ovvero Arenas, che per il momento è il leader di questo campionato, ha 6 gare completate, ci sono più di 20 punti di vantaggio per la cronaca, in realtà sono 25, una gara piena di vantaggio per il pilota spagnolo.
Fate sapere dunque cosa ne pensate di questi campionati mondiali di MotoGP, Moto2 e Moto3 che hanno corso oggi in Stiria. Vi lascio con il podio della MotoGP con la prima vittoria in carriera di Miguel Oliveira, seconda posizione per Miller e terzo Paulinho Espargaró sulla KTM ufficiale. I prossimi appuntamenti del canale saranno o come sempre alla domenica successiva, quindi domenica prossima alle 19 post gara del Gran Premio di Formula 1 che correrà in Belgio, il giorno dopo sempre alle 19 post gara del Gran Premio di Aragon. In questo caso però parleremo di Superbike perché la MotoGP tornerà, come dicevo, tra 3 settimane a Misano, e poi settimana prossima andremo a parlare di MLB perché ci avviciniamo al secondo terzo completo di stagione e dunque saremo in rotta di avvicinamento verso i playoff, i più strani di sempre, con 16 squadre presenti in questa stagione strana del Covid-19. Fate sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, in questo caso ci sono sempre tutti i canali sportivi, il canale musicale e anche tutti i miei social. Il saluto da parte di Meteo Talk e ci vediamo dunque presto a un prossimo video.